tematica che improvvidamente forse mi sono proposta di presentare è ovviamente una tematica essenziale per, a vari livelli ovviamente, per delineare la fisionomia etnica della Sicilia antica. Lo è stata essenziale per le ormai non più così recenti riflessioni sull'ethnicity che hanno segnato una stagione, a mio giudizio, molto molto condizionata da spinte, da istanze interpretative diciamo contemporanee. Hanno segnato veramente un'esperienza pratica di intentional history proiettata sulla storia antica e che hanno appunto fatto leggere il panorama documentario cimentandosi il lettore, il cui limite principale, penso all'Antonaccio, ma non soltanto a lei, non era tanto l'approccio, diciamo, parzialmente combinatorio, ma la sottovalutazione della natura essenzialmente storiografica in cui si iscrive tanta parte dell'orizzonte di Tucidide, che era lettura chiave di quelle soluzioni. Tucidide, la cui lettura va certamente indirizzata verso gli aspetti della scrittura storia, il minuzioso, risentito lavoro di Cesello, con il quale si cimentò nel ripensare, raccontare, ma lo sappiamo, anche riplasmare, in qualche modo mettere in scena quella vicenda di quei cruciali anni. La concezione relativa alle identità che in questa opera di rimodellazione viene fatta si rivolge ai soggetti consapevolmente operanti nello scenario della guerra di Sicilia secondo delle prospettive che appunto in parte si leggono semplicemente con la storia, in parte si devono calare nel lavoro di composizione storiografica, ma che in ogni caso indicano una scelta di selezione, di manipolazione del materiale informativo. E ora, premesso questo, diciamo, come cornice d'insieme, devo dire che non ho la follia di pensare che pochi minuti, adesso non sono più neanche 40, che possa diciamo sviluppare non soltanto tutti gli argomenti potenzialmente a disposizione, ma anche la mole critica che su queste, già soltanto queste poche affermazioni che ho fatto, svilupperebbe. Quindi non presenterò in dettaglio differenti tesi, posizioni, proporrò delle letture ed eventualmente questo tipo di approfondimento possiamo fare nella discussione, sicuramente aspettatelo nel testo scritto che seguirà queste giornate. Allora, la Sicilia, come è stato notato da molti, ovviamente costituisce un'eccezione alla scarsa considerazione di Tucidide per il mondo greco occidentale, inghiottito, come si è scritto anche in lavori specificamente mirati a questo, da un silenzio così disinteressato e assoluto da essere persino innaturale, soprattutto in relazione a quelli che erano stati gli obiettivi dell'attenzione diplomatica e per certi versi anche strategica della politica ateniese, prima fra tutte la creatura periclea, Puri, la panellenica. La regione, la Sicilia, fa la sua comparsa, a parte quei rapidi incisi di 1.14, 1.17, di cui è stata fatta già cenno da Pietro Vannicelli, in una chiave importante, io non credo così limitata all'orizzonte, ma a sottolineare appunto l'esperienza della dynamis in una chiave storica. Quindi, a parte questo ricordo, poi nei libri terzo e quarto compare la regione
ammissione dell'autore, lo trovate nel testo di 390, relativi alle vicende del lungo intervento militare di Atene negli anni 427-24, spedizione di Achete e Carea, poi sostituiti da Sofocle, Rimedonte, Pitagoro. Il dato interessante è appunto la lunghezza e l'intensità di questo intervento, come ha messo bene in luce il tuo fantasia, passati in un volontario cono d'ombra per illuminare la tragedia del 415. Quindi, relativi alle vicende di questo intervento militare, poi di quello più breve, circoscritto, di Seracha nel 422. Emersione della Sicilia si accompagna a qualche cursorio elemento di narrazione e di descrizione. Ci sono diversi luoghi che sono menzionati, in particolare quell'area tirrenica ionica dello stretto, cioè i due versanti dello stretto, con Imera, con Mile, l'Eolie, di cui viene data in maniera del tutto peculiare una descrizione anche di dettaglio, viene dato conto di fenomeni naturali come l'eruzione dell'Etna in 316, la primavera del secondo anno, e si fa riferimento a comunità greche e non greche, che queste sono coinvolte negli eventi della guerra, ma in maniera assolutamente scontata, senza ovviamente sentire la necessità di quella grande premessa che poi sarà l'arcangiologia siciliana. Ci sarebbero già su questa base tutti gli elementi per sottolineare, come del resto è stato fatto, l'anomalia di quella controversa descrizione del popolamento della Sicilia, quello anellenico, dell'avvio della presenza greca, delle prime vicissitudini delle polis elleniche, insomma della cosiddetta archeologia siciliana dall'inizio del VI libro, che si apre con la denuncia di quanto i più fra gli ateniesi fossero apeiroi di quei luoghi, il famoso Saremo. Da questa descrizione, questo excursus, che in effetti, come anche qui è stato notato, in realtà serve pochissimo allo scopo che si propone di raggiungere, o che vorrebbe raggiungere, cioè quello di riparare questa beiria, l'indagine di Tucidide inizia a seguire da vicino il corso della grande spedizione di Atene nel 415-13, con questo che è l'argomento principe dei libri sesto e settimo. Tra quella prima comparsa all'Ambiprovisi, nei libri terzo e quarto, e una guerra multicentrica, e questa nuova, roboante apparizione, la nuova veste di annunciato scenario di una tragedia imminente, nella Sicilia fa la sua apparizione anche l'etnico Sigeriotari, referente nuovo di una identità controversa da definire. È un referente che nasce adulto, come Atena dalla testa di Zeus, se è vero che le prime attestazioni, una addirittura, proprio l'appellativo con cui Ermocrate comincia il suo famoso discorso davanti ai rappresentanti delle polis belligeranti riuniti a Rindi a Gela, è come se si desse quasi per scontata la definizione di questo nome collettivo, trasversale, elemento di definizione delle comunità elleniche dell'isola. Gli elementi offerti dal discorso stesso di Ermocrate, che se ne serve ricorrentemente in questa allocuzione, che questa definizione comprende un noi che è costituito dalle polis elleniche della Sicilia, che in conflitto per i propri interessi particolaristici sono chiamate a intravedere un orizzonte più ampio delle proprie reali convenienze. Ci sono diversi passaggi in cui questo viene ripetuto, è un refrain che viene messo a fuoco più volte. Io vi riporto la prima, che mi pare la più chiara. Se abbiamo combattuto finora è stato per regolare al meglio ciascuno le proprie convenienze. E ora, il quadro del dibattito, cerchiamo di approdare un'intesa. Se si rivelerà inattuale un accordo che soddisfi equamente le singole pretese, di nuovo torneremo a combattere.
Non di meno, se siamo saggi, dobbiamo riconoscere che questo congresso non deve trattare solo di interessi particolari, ma del fatto che, essendo, come io credo, l'intera Sicilia minacciata dalle trame degli ateniesi, avremo ancora la possibilità di provvedere alla sua salvezza. Quindi il dato degli interessi particolari c'è e resta tutto, oltre quelli, con la coscienza che quelli possono determinare ancora una rottura, si intravede una possibilità di un'azione comune. Sono essi in primo luogo gli interessati al bene e agli aventi diritto delle ricchezze di una terra che viene rappresentata come un continuum entro confini naturali, il 464-3, è un'unità che è l'isola tutta intera, Pasa Sicilia. Esso pone in evidenza, tuttavia, un ambito di interesse che non è geografico, io in questo non sono molto d'accordo con quanto è stato detto prima, ma è strategico. Tanto che, in quanto tale, può riguardare anche delle comunità che a rigore non sono comunità isolane, come i Regini, come i Locresi, che sappiamo dallo stesso Tucidide, poi a proposito della missione di Teace, erano presenti a quel congresso e non sono d'accordo con la pace degli Ateniesi, che stipuleranno poi successivamente per i fatti loro. E può essere iscritto, e questo è stato ben mostrato, in uno spazio geopolitico che arriva fino alla linea di demarcazione che arriva allo Ionios Corpus nel discorso di Nicea, che vedete qui, e che viene ribattuto nel discorso di Ermocrate in 634-4, quando la spinta ad andare prendere gli Ateniesi prima che arrivino suggerisce l'idea di fare una coalizione quanto più ampia possibile, attrezzata per 2 mesi, e di arrivare al capo Iapigio. Il riferimento poi è ribattuto ancora una volta quando in quel catalogo dei partecipanti al conflitto il discrimine è stato ancora una volta sottolineato, proprio Ionios Corpus. Di qua o di là si dividono 2 comparti geografici, ma 2 comparti geografici strategici, non la Sicilia necessariamente come unità geografica. Così come si percepisce, secondo me assai bene, al testo di Lucidideo, ed è stato notato, tale inquadramento non intacca il preesistente sistema di valori né quello delle appartenenze ancestrali, non tende a sostituirsi a quello, non tende a sostituire l'idea di isolani conterranei con quelle appartenenze all'esser Dori, l'esser Ioni, avere un'appartenenza a quelle uniche 2 stirpi nei quali si possono dividere gli abitanti di Sicilia, e che non è poi di fatto la vera ragione per cui gli Ateniesi attaccano, ma perché desiderosi delle ricchezze della Sicilia, che invece appartengono a tutti quanti vi abitano. Nonostante sia stato considerato appunto da Carlo Antonaccio, per il referente diciamo più richiamato, come indicatore di un'elaborazione di etnicità siceliota alternativa a quella ellenica, in quanto tipicamente coloniale e inclusiva del mondo ellenico, questo fragile equilibrio retorico disegna un tipo di identità politica, non poleica in questo caso, ma sovrapoleica. Un percorso di elaborazione parallelo e per molti aspetti concorrenziale all'identità etnica, così come ha ben precisato McKinnon, è alternativo, cioè se c'è l'uno, l'altro non c'è più. Non sorprende allora che del tutto organicamente a questo immaginario Ermocrate parli di una stasis, come endemico male che affligge le polis siceliote al loro interno, che è un endemico male che poi si riflette sui loro rapporti di squilibri e di instabilità nelle relazioni reciproche. Vedremo poi alla fine come invece, diciamo, proprio su questa chiave si misura una deformazione tucididea. Siamo a uno snodo centrale, un punto di svolta. La narrazione delle vicende belliche messe
messa in campo da Atene in Sicilia nella stagione 427-24, smette il ritmo sincopato della narrazione analistica e si distende nel ragionamento costruito del discorso fatto pronunciare da Ermocrate e solo a lui, per concludersi poi bruscamente. Convinti, i sicilioti, come ci dice Tucidide, decidono per una pace stabilita fra loro soltanto. Saranno gli alleati a comunicare agli ateniesi che il trattato si estende anche a loro e che la conclusione delle ostilità rende inutile il proseguo della loro presenza. Proprio questa coincidenza con la climax del percorso storiografico antiocheo, perché era su quella pace, su quella conclusione che si concludeva il percorso di voluto da Antioco, credo che si possa corroborare l'idea che l'immagine della Sicilia elaborata da Ermocrate nella pagina Tucidide rimanda in qualche modo anche a quanto di quel progetto politico strategico rifletteva nell'opera di Antioco di Siracusa. È qualcosa di cui ho parlato in altra sede, in contributo, in forme poleiche e sovrapoleiche, quindi non mi ci soffermo adesso. Sintetizzo che Antioco di Siracusa avrebbe lavorato su questo a diversi livelli, a livello storiografico utilizzando un modello tradizionale di costruzione storiografica per inquadrare la novità del contesto siceliota, ma anche quello italiota, con delle ricostruzioni indiziarie del popolamento primitivo della regione, della sua evoluzione, con la definizione dell'unità territoriale nei suoi limiti progressivi per l'Italia, ma anche per la Sicilia. La rappresentazione poi ideologizzata di una coesione politica fra italioti e sicilioti che si radicava in un remoto passato, in un orizzonte epicorio, senza quegli interventi della madrepatria e quei contributi di catene genealogiche, presenze zoologiche di cui faceva cenno appunto Roberto ieri. Questo indirizzo, espressione di un'affermazione di consapevolezza della grecità occidentale, dell'autonoma prospettiva che questa era in grado di esprimere sulla propria storia, è un'acquisizione identitaria per certi aspetti. E naturalmente non è semplice definire Antioco, non è semplice parlare di Antioco, raccontare questo come se fosse Antioco, soprattutto se dobbiamo confrontarci con il filtro tucidideo. In questo passaggio delicatissimo la voce di Antioco tace mentre la pagina tucididea c'è e sappiamo che è costruita anche da una pluralità di riferimenti e di apporti, per cui è difficile dire fino a che punto faccia eco a quella, sia pur filtrata e modificata. Non credo che qui sia possibile, dubito che sia possibile in generale dire qualcosa di risolutivo sui rapporti fra Antioco e il testo di Tucidide. Mi limiterò a dire che la prospettiva occidentale siracusana che converge nella costruzione storica dell'autore ateniese contiene certamente, anche se non vi è una parte unica, l'elaborazione antiochea. Ma proprio per questo, allora, mi sembra importante inquadrare in un rapporto dialettico, di confronto e non tanto più di analogia, lo specchio di cui parlo nel titolo, quanto si stabilisce di contatto con la visione che è proposta da Tucidide nei successivi sviluppi delle storie. Proprio a partire da quel punto prospettico unitario che ci consegna l'esito storico del congresso di Gela, va visto, almeno nella prospettiva tucididea, non disgiunto, anzi in controcanto, alle osservazioni politico-strategiche che affiorano dai libri della Megale Strateia del 415, dalla arcaiologia siceliota, come nei discorsi dell'immediata vigilia. L'elaborazione strategica della Sicilia scontornata dal mare per Iriutos, che è centrale, quello che la fa una e isola, la Sicilia delle parole di Ermocrate a Gela, quel fattore insulare che sembra in apparenza, a mio giudizio, indurre, determinare, spiegare la configurazione unitaria e individuale del vasto territorio della Sicilia, che lascia, a mio modo di vedere e intravedere, un percorso invece sostanzialmente storiografico, è proprio la prima bordata che spara Tucidide.
Su questa si appunta la descrizione tucididea in apertura al sesto libro. È un brano fin troppo noto, non l'ho riportato. Quella terra che è vasta tanto da essere circumnavigata soltanto in almeno 8 giorni di navigazione in una nave da Calico, però non è un'isola. Cioè, manca che sia Epeiron, un piccolo Portmos di 20 stati. È già la prima forte negazione di quel modello insulare e unitario. Quanto alla remota storia della Sicilia, Tucidide riferisce con acribia versioni differenti, perseguendo probabilmente anche un fine polemico nei riguardi di versioni a suo giudizio poco credibili. Mi convincono molto da questo punto di vista gli interventi di Emilio Del Bagno e di Roberto San Martano, che con riferimenti diversi a questi passi iniziali dell'archeologia vedono per esempio un puntuale lavoro di correzione o di polemica rispetto a tradizioni logografiche come quella di Ellanico. Non c'è motivo di dubitare che l'autore di riferimento fosse Antioco, però. Ma anche qui mi sembra interessante che per scelta Tucidide resti a livello di etnografia archeologica per le genti adelleniche, di archeologia per le polis greche invece. Il suo scopo chiaramente non è un resoconto storico coerente e continuato in senso stretto. Ad esempio, per quanto riguarda lo sviluppo dei siculi, non c'è traccia di quelle esperienze cruciali che sono fondamentali per la crescita politica di questo ethnos, e che sarebbe stato essenziale raccontare per comprendere i passaggi critici in cui poi si trovano gli ateniesi durante la spedizione, come nel 414, quando la morte prematura di un alleato, Arconides, il basileus dei Siculi di Arbita, porta e che si collega alla figura di Ducezio, determina il passaggio di un certo numero di comunità sicule dalla parte dei Siracusani. Ma a Tucidide, ovviamente, non sarà sfuggita l'importanza della figura di Ducezio, non saranno mancata la documentazione a questo proposito. C'è una scelta che lo porta a descrivere i siculi come un sistema omologo a quel fantasma di ethnos che sono i sicani, che scompaiono immediatamente dopo la descrizione dell'archeologia, mentre invece quegli altri sono i partner reali, con una coerenza di relazione e un'organizzazione che spicca all'interno della narrativa del sesto e del settimo libro. Ciò che emergerà nel corso della narrazione attraverso alcuni dettagli topografici, per esempio la loro dislocazione, i siculi dell'interno, i siculi autonomi, eccetera, eccetera. Penso di dover sorvolare un po' perché forse. Anche l'archeologia delle città greche cristallizza la situazione delle ctesis, che danno alle comunità la loro connotazione etnica nella chiave delle grandi ripartizioni subetniche che hanno ragion d'essere alla luce del conflitto. Come è stato notato, la storia posteriore delle città fa capolino soltanto per quelle città come Megara, la città che si trasforma in fantasma, che scompare, o Zampia Messene, che ha conosciuto delle metabolari tali da modificare gli assetti, è la stessa poi logica di schieramento. In 636 la storia, in particolare l'esperienza delle vaste egemonie territoriali create nella stagione delle grandi tirannidi, quello a cui ha fatto cenno Pietro Vannicelli poco fa, sulla quale è possibile che Antioco invece vedesse in traluce il definirsi, almeno così a mio giudizio, della sua Sicilia, nei suoi termini territoriali, della sua forza storica di evocazione, Tucidide sceglie di non raccontarla. Altrove, nell'archeologia, nel primo libro, invece parla della crescita della dynamis ad opera dei tiranni, mentre i disegni territoriali e le mobilitazioni di grandi masse rientreranno poi tra gli elementi che costituiscono un aspetto deteriore della realtà siceliota, in quel famoso passaggio di 6-17, nella bocca di Alcibiade, ma in traluce. Quindi l'isola sproporzionata,
con il suo gran numero di abitanti, popoli greci e barbari contro i quali gli ateniesi si stavano preparando a fare la guerra, appare un repertorio di comunità umane organizzate in varie maniere e in certo senso una somma di possibili città nei loro diversi stadi di sviluppo, che è una bella differenza rispetto all'immagine che nel congresso di Genova aveva dipinto Ermocrate. Il disegno di questa realtà complessa, come è stato ben osservato dopo Fantasia, volutamente asseconda e dà credito all'analisi politica di Nietzsche, che nel dibattito che precederà l'ultimo voto per la spedizione viene in qualche modo indicato da Tucidide come l'accorto conoscitore della realtà dell'isola, mentre il suo interlocutore, l'antagonista Alcibiade, millanta cose senza senso, ma in realtà poi di fatto fa leva su meccanismi che sono invece molto reali. Nietzsche, in questo passaggio, dove pragmaticamente non solo si pone unico il problema dell'insensatezza di una conquista così difficile da controllare per la sua lontananza, per la sua grandezza, per l'eterogeneità, ma davvero rivela di conoscere la natura profonda di quella coalizione dei sicelioti che idilliacamente, iranicamente, ci è stata mostrata nel congresso di Genova. È il ruolo vero che vi svolge o che vi potrebbe svolgere Siracusa. In 6.11.2 viene detto una cosa molto interessante. I sicelioti, d'altra parte, date le condizioni in cui si trovano ora, sarebbero, mi sembra, ancor meno pericolosi per noi se i siracusani arrivassero a dominarli, che è proprio quanto invece i segestani ci prospettano come peggior spauracchio. Adesso infatti essi potrebbero anche forse attaccarci, ciascuno singolarmente, per il favore che li lega agli spartani. In quell'altro caso invece non è verisimile che un impero, un archè, vada all'attacco di un altro impero. La natura dell'intenzione, se non della realizzazione dei rapporti che legano Siracusa e Sicelioti e l'Archè, per Nietzsche, nella prospettiva di Nietzsche. Questa natura imperialistica, intrinsecamente aggressiva, quindi non l'Irene dell'immagine di Ermocrate, nel rapporto di Siracusa con il referente dei Sicelioti, si risvela d'altro canto anche nel nuovo Ermocrate, nel discorso che viene pronunziato in 6, 76-80, di fronte all'Assemblea dei Camerinei, nel quale i toni pansicelioti sono di fatto abbandonati, tranne qualche eco sulla necessità di unirsi per quelli propri di una potenza egemonica che teme, non l'ho riportata, che teme invidia e paura, 6, 79, 2, che sono quegli stessi fattori che ritornano, lo ricorderete, in tutti i passaggi in cui Atene viene descritta nella sua nuova veste di città tiranna, di città che si addossa l'onere impegnativo di un comando che resterà inviso e produrrà odio. Possono quindi questa invidia, questa paura che Siracusa è sicura di ottenere perché i potenti hanno questo, chi è più potente, viene esplicitato da Ermocrate nel passaggio. Possono far desiderare a chi le è soggetto la sua sconfitta, possono spingerli verso gli ateniesi. Mentre agita le armi della manipolazione ideologica delle appartenenze, 6.77.2, l'evocazione dei dori eleutheroi che vengono da un Peloponneso autonomous, eccetera, contrapposti in Sicilia ai sudditi di Atene, gli Ioni e le sponti solani, d'altra parte minaccia, vendetta e inimicizia di lunga durata come di potenza vicina rispetto a quegli ateniesi che, anche avendo vinto, se ne dovranno andare, non potranno gestire
la potenza territoriale, esattamente come aveva accennato Nietzsche. Si delinea qui, dunque, un aspetto di quella similitudine fra Atene e Siracusa che costituisce un tema in crescendo di tutto il racconto della spedizione in Sicilia, fino a quello sconfortato sguardo sulla catastrofe che in 755-2, dopo la battaglia del Porto Grande, mostra agli occhi degli ateniesi la verità. Erano andati alla guerra contro città simili quanto mai ad Atene, rette da regimi di tipo vicino a loro, sviluppate, popolose, ricche, dinamiche. Dinamiche al punto da non temere quelle rivoluzioni che erano l'arma, il grimaldello dell'affermazione di Atene. Ritorna quindi a chiudere la parabola descrittiva questa connotazione ricorrente, quasi insistente, la caratteristica comune delle città siciliate, evocate in Tucidide, che sono grandi e sono popolose. Lo sono in maniera ambivalente perché sono anche plastiche, abbondano di grandi masse di persone di origini miste, sono soggette a facili cambiamenti, alla crescita della composizione etnica che conferisce loro un carattere in qualche modo estremo, primordiale se si pensa all'instabilità che è un fattore come dire, primordialità l'archeologia nel primo libro di Tucidide, almeno nella misura per cui Tucidide, come una tradizione lunga lo ha preceduto, la città non è le mura, sono gli uomini disposti a difendere la propria unità. Queste città plastiche sono una anomalia da additare. L'elaborazione negativa di queste realtà d'oltremare, le espressioni abnormi di ellenicità, nell'Atene alla vigilia della prima strategia, possono essere strumentalmente essere messe in campo come ragioni di fragilità, origine di quella stasis, quello stesso concetto che Ermocrate aveva evocato nel suo discorso, additandolo con altri toni. Qui la stasis è la natura, il rapporto del tutto diverso, nuovo delle città con la loro terra, con il lavoro che le porta avanti, con la elite, il ceto cittadino che diviene, è divenuto nell'esperienza delle grandi tiranni di rilasmatrici di popoli, di popolazioni cittadine, un modello estremamente ideologicamente, lontano quello canonico della polis che viene evocato nel passo di 6-17 sulla bocca di Alcibiade. Perorazione della spedizione in Sicilia fa di queste città popolose di uomini che appartengono a stirpi diverse, in cui è facile aiutare l'accogliere nuovi ordinamenti, mentre i cittadini fanno leva sulle proprie capacità di interazione nel contesto politico, e invece qui ci si sposta sui vantaggi personali, nei termini di una ricchezza che possono capitalizzare, non per costruire un rapporto efficace di solidarietà e cointeressenza che è tipico della politeia. E non è, almeno a mio parere, casuale che questo discorso dell'interesse, il privato a privato, la città a città, siano esattamente quei temi applicati alla concordia dei sicilioti nel discorso di Ermocrate, che qui fa la chiave della fragilità, della debolezza, della divisione che renderà facile la vittoria sui sicilioti. Vi ringrazio.